È terra nostra, il posto più vicino al paradiso. Peltre, città romana, testimonianze archeologiche e note storiche. Opera di Ferruccio Franzoia e Ugo Spezia. Il libro lo presentammo già nell'ultimo numero di Terra Nostra, dove Ugo Spezia ci mostrò come Feltre divenne municipio romano e gli obblighi e i doveri che in tale situazione doveva a Roma. Roma certamente garantiva la sicurezza ai propri municipi, ma pretendeva in cambio ovviamente la tassazione e la partecipazione alla difesa comune. Tra le tante decisioni prese da Roma vi fu anche la centuriazione dei terreni, che portò vantaggio sia ai feltrini che a Roma. Cioè tutto il territorio di proprietà o di pertinenza di un municipio doveva essere, oggi diremo, lottizzato, doveva essere inviata una mappa della lottizzazione a Roma, dove veniva custodita nel tabularium, cioè l'archivio di Stato, e gli appezzamenti di terreno che erano già precedentemente di proprietà di cittadini privati venivano restituiti, migliorati, grazie ai lavori di centuriazione ai cittadini privati, tutto il resto del territorio che era incolto e inutilizzato diventava patrimonio del municipio e quindi poteva essere utilizzato per arricchire il municipio attraverso la locazione, attraverso l'affitto o la vendita dei lotti a chi era interessato a coltivarli. Questo era un altro obbligo, quello della centuriazione, che si traduceva in un vantaggio reciproco per l'erario centrale romano, che vedeva aumentare la capacità contributiva del municipio, e anche per i cittadini del municipio, che vedevano aumentare notevolmente il valore del proprio territorio, del territorio di cui erano proprietari. L'autonomia era assoluta. L'ordinamento delle città venete rimase identico a se stesso, salvo l'adozione dei, diciamo così, delle magistrature tipiche dell'ordinamento romano, ma si decideva all'interno delle città in modo autonomo, del tutto autonomo, dalle decisioni che venivano prese all'interno del Senato di Roma, salvo ovviamente applicare le norme del diritto romano, quelle che venivano varate a livello centrale proprio dal Senato. L'ordinamento giuridico diventava così uniforme in tutte le città del Veneto, ma lasciava ampia libertà alla cittadinanza e alla classe dirigente locale, cioè all'ordo decurionum, il Senato, quello che poi sarà chiamato Senato delle singole città, all'ordo di Curionum l'amministrazione del territorio di pertinenza di quella città, senza nessuna interferenza da parte del governo centrale di Roma.